Presentato il progetto Dalla musica in poi, un'occasione preziosa per ripensare e valorizzare in maniera congiunta la creatività di artisti contemporanei e alcuni luoghi della Regione Marche. Nasce nell'ambito del progetto interregionale Residenze, Artisti nei territori, promosso da Regione Marche, AMAT, con la rete regionale concertistica Marche Concerti, in particolare con gli Amici della Musica Guido Micheli di Ancona e l'Associazione Musicale Appassionata di Macerata. Le residenze vengono gestite da Ancona e da Macerata. La residenza che presento è quella di San Ginesio, un progetto che è nato dall'idea di un grande violoncellista che è Mario Brunello e che abbiamo sviluppato insieme. Che è composta da tre segmenti, un segmento che parte proprio oggi, che ospiterà a San Ginesio un quartetto di giovanissime musiciste, che si chiama il quartetto Evan, che studierà appunto a San Ginesio e poi terrà un concerto il 24. E questo si innesta su una residenza che inizia proprio con questo concerto, che è un simposio di lutai, sono tra i più importanti liutai italiani e europei che si riuniscono lì e sviluppano una metodologia di lavoro che è quella che poi ha pensato Mario Brunello, cioè un modo di entrare in un territorio, fare la musica, ma non fare solamente la musica, ma conoscere a fondo un territorio attraverso le sue manifestazioni principali, che sono il lavoro, cioè l'artigianato, l'arte, che ne è presente tantissima, e la natura. La seconda residenza di cui si occupa Amici della Musica è quella invece che nasce nel Museo Archeologico delle Marche e che ospiterà un giovanissimo compositore che si chiama Lorenzo Troiani. Scriverà un brano che due noti musicisti, che sono il duo Francesco Dillon e Emanuele Torquati, studieranno ed eseguiranno. Tutto questo al Museo Archeologico delle Marche, è un progetto in collaborazione con il Museo Archeologico delle Marche, e ci sarà un concerto per la prima volta nel grande salone delle feste recentemente aperto, in cui si eseguirà in prima assoluta il brano di Lorenzo Troiani. Io credo che sia un qualcosa di particolarmente gradito e importante per la comunità di San Ginesio, perché sapete bene le condizioni di un borgo all'interno del cratere, sapete bene le difficoltà che abbiamo anche nel mettere a disposizione dei locali, quindi la fortuna di poter aver avuto già dallo scorso anno Mario Brunello e gli Amici della Musica di Ancona, che si sono impegnati a portare a San Ginesio appunto questo evento per noi importantissimo e che può essere replicato anche questo anno, significa che è un segnale di vicinanza, un segnale di speranza per una comunità e soprattutto un segnale forte, perché parliamo di personaggi veramente mondiali come nome di livello. Io credo che le persone che verranno a visitare il nostro borgo lo troveranno ferito, segnato dal terremoto, però diciamo fruibile, quindi potranno capire cosa è significato il sisma del 2016, potranno rendersi conto perfettamente della drammaticità che in quei momenti la popolazione ha vissuto, ma nello stesso tempo potranno vedere anche il grado di ripartenza, quello che stiamo cercando di fare per riportare un attimino alla, chiamiamola, normalità delle cose, la vita di un borgo. Fra fine agosto e inizio settembre parte anche per Macerata questo esperimento delle residenze. Sì, siamo molto contenti di questa opportunità che abbiamo avuto dalla Regione Marche. La residenza è una nuova forma di intervento appunto culturale sul territorio, sicuramente che ha molti vantaggi, ha molti, che coinvolge diversi interpreti. Ad esempio possiamo contare sulla Politeama di Tolentino, che è uno spazio unico a livello regionale, perfetto proprio per il modello di residenza che la Regione e il Ministero vogliono e che quindi vedrà la produzione di uno spettacolo Mal di Terra, che appunto inizierà dal 29 agosto in poi. Siamo anche molto felici di avere tra i partner, per citare
citare tutti l'Università degli Studi di Macerata con il Confucio, quindi il Confucio è partner di questa iniziativa e speriamo un giorno che la residenza possa diventare un appuntamento fisso della programmazione di Appassionata.